Essendo una serata di fiabe, di favole, io mi diverto molto, mi piace assai raccontare delle favole. Non le so raccontare perché non sono in grado, non sono a stento, mi ricordo gli ingredienti, però insomma non sono proprio ferrato, ma mi piace, mi diverte raccontarle, per cui io approfitterei di questo momento per raccontarvi un po' di favolette, anche quelle classiche, anche quelle proprio naturalmente, quelle classiche, quelle famose. Anzi, se voi volete suggerirmi che cosa raccontare, io molto volentieri raccolgo i vostri suggerimenti. Quindi inizio con delle favole. Prima di far entrare la favola per eccellenza, voglio raccontare io delle favolette mie. Quindi inizierei subito con quella che volete voi, quella che più vi... cioè una qualsiasi, una... Cappuccetto Rosso, va bene, allora Cappuccetto Rosso. Improvvisamente c'è Cappuccetto Rosso, sta giocando nella cucina, sta giocando Cappuccetto Rosso, arriva la mamma e dice: Cappuccetto, vieni qua. Dice Cappuccetto, dice: mamma, ma non mi chiamare, siamo Cappuccetto Rosso. Dice la mamma, dice: e ma come ti devo chiamare? Chiamami Olga. Dice la mamma, dice: Gaetano, questa si vuole fare chiamare Olga. Gaetano è il papà di Cappuccetto Rosso. E a voi vi risulta che Cappuccetto Rosso non c'è il padre? Tiene solo la mamma e non tiene nuovo padre Cappuccetto Rosso. Vi risulta questo? Avete letto bene? Avete letto negli insetti speciali di DVD? Cappuccetto, vabbè. Patrizia, vieni tua sorella che dice? La sorellina più grande. Risulta Cappuccetto Rosso era figlia unica? Risulta? Fa scritto proprio. E allora? Ciccino! Vuoi scendere la coppa con l'olone? Usa di l'olone. Fratellino più piccolo. Erano tre. Una era morta. Nonna, vuoi uscire dal bagno? Però voi siete preparati, eh? Voi siete preparati. La nonna giustamente stava nel bosco. La nonna dalla parte della mamma. A voi vi risulta che Cappuccetto Rosso c'ha una nonna sola? Sì? C'è vostra bambina di una nonna sola. Tutte le bambine delle due nonne, pure quattro, che se deve una nonna sola. Era morta pure la nonna. Bambine. La nonna di Cappuccetto Rosso dalla parte della mamma sta in Dubagno. Che sono tre ore che sta chiuso in Dubagno. Che Cappuccetto Rosso pure deve entrare. Poi dici che c'ha il Cappuccetto gonfio. Che l'altra nonna dalla parte del papà dove deve stare? In Dobosch. Voglio sassulire in Dobosch. Voglio essere autonoma e indipendente. Ci abbiamo comprato la cacciarella col mutuo e ma me ne voglio vedere bene in da vecchiaia. Che lo deve 87 anni dove deve stare da sola? In Dobosch. Quella è malata di cuore dove deve stare? In Dobosch. Senza un telefono, in Dobosch. Senza un salvacose Beghelli, in Dobosch. Un ghiattamango sangue, in Dobosch. Ah, non ce lo voglio perdere. Che è pure antipatica. Tiene pure i vizi, tiene. Ogni giorno deve avere un cestino diverso dal giorno prima. Ma Cappuccetto, che me lo portate un'altra volta? Cazzo, ci vogliamo, ma no! Ha già fuori tutti! Ma mangia, è stata sì! Quando è brutta! Puro lupa, schifa! A questo punto io devo chiamare necessariamente, purtroppo è arrivato il momento, di presentarvi l'orchestra. Vorrei che salissero tutti sul palco, uno alla volta possibilmente, perché
sono tanti, è un'orchestra di circa 80, 70, no, c'è una quarantina, 30, 20, 25. 25 elementi, 25 elementi, ve li presenta uno a uno, no, no, uno a uno è troppo esagerato, vabbè, lo stesso di prima. Ecco, tu ce l'hai ancora incartato? Ecco qua, no, scusa, scusa, ecco il violino, primo violino che è più grande, ed è... ecco qua, ecco. Il piff, la piffera, la... Ah, scusa, ecco, allora c'è, allora, ecco. Grazie, ecco, accomodate, ecco qua, ecco qua, ci siamo tutti, la fiamma, per primo quando è bellino, che veramente è molto bellino, c'è l'uccellino. C'è l'uccellino, che è un elemento della favola, che è rappresentato per voi da, proprio dal flauto, da un flauto dolce. No, 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 un flauto amaro, no, un flauto di traverso. No, un flauto di traverso. Ecco, l'uccellino, il flauto di traverso, di andare. Sentivi proprio l'uccellino. Allora, il gatto, dicevo, lo fa il clarinetto. Dirige l'orchestra il maestro Francesco Pavantoni, detto fuori. Ma tu stai facendo i segni? Vabbè, ma non lo capito a me, ma scusate. Ma c'è bisogno veramente che uno dice che ha da fare. Ah, ecco! No, che meraviglia! È magica? Sì, ma classica. Magica. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Meraviglioso! È bellissimo! Grande! Grande! Grazie! Grazie!